Gli infortuni, la sfortuna, qualche volta l'arbitraggio hanno pesato. Non è soltanto questo, sicuramente, però l'obiettivo mio venendo qua è non parlare del passato, perché sennò qua si potrebbe parlare dei 1500 discorsi che sono saltati fuori e che abbiamo deciso di non parlare, di mettere da parte, non parlarne più. Essere concentrati tutti quanti, abbiamo parlato la squadra tutti assieme, sia con l'allenatore che da soli, e abbiamo deciso di intraprendere la strada, di lasciare tutto alle spalle, lasciare stare tutti i chiacchiericci, tutte le notizie false che vengono fuori, che possono destabilizzare l'ambiente, e concentrarci sull'unico obiettivo, che è la salvezza. Il mio campionato è come quello della squadra, che ha momenti alti, momenti bassi. Ma l'importante non è quello, cioè se lei viene da me e mi dice hai giocato malissimo, mi scivola la cosa, perché io so ogni fine partita come ho fatto, se ho fatto bene, se ho fatto male, quindi quello che mi dice lei, quello che mi dà il voto il giorno dopo sul giornale, non mi deve più influenzare, perché ormai il mio obiettivo è quello di vincere, ed è logico se si raggiunge che faccia anche una buona partita, meglio. Ma l'obiettivo è quello di vincere, al di là delle cose personali, dei problemi personali e tutte queste cose. L'obiettivo è comune. I tifosi sono venuti a parlarci qualche giorno fa, abbiamo capito quello che ci hanno detto, no? Ci hanno detto le cose giuste, però ripeto, adesso dobbiamo lottare per loro, per noi e per la società. Loro ci hanno sempre sostenuto, quindi adesso è giusto che facciano quello che hanno voglia, se vogliono sostenere, si sostengono, se devono fischiarci è giusto che ci fischino, ma noi ci deve scivolare tutto, abbiamo solo l'obiettivo di raggiungere la salvezza e questo vogliamo fare, punto. Adesso abbiamo vinto con Lecce, abbiamo perso col Bologna e d'ora in poi sì, studieremo gli avversari, ma la mentalità sarà sempre la stessa, quindi contro la Juventus si può vincere, si può pareggiare, si può perdere. Sicuramente giocheremo per vincere, ma sicuramente ogni domenica giocheremo per raccogliere i punti che ci servono a salvarci, quindi a prescindere dalla società o dalla squadra che abbiamo di fronte. Noi del mercato aspettiamo solo che venga qualcuno a darci una mano di chi entra. E quindi ci prepareremo anche ad accogliere e a far capire chi verrà deve darci una mano, a noi che siamo in difficoltà di classifiche e di punti, e basta.